Oggi parleremo di cultura, l'ennesimo progetto che nasce proprio dalla città di Policoro con la dottoressa Angela Delia. Benvenuta. Grazie. Allora, la dottoressa Angela Delia, oltre ad essere la dirigente della Biblioteca Comunale di Policoro e non solo, si occupa anche di un'importante associazione, il Presidio del Libro. Ovviamente questo presidio nasce a livello nazionale e poi a livello locale e oggi chiederemo insomma alla dottoressa Delia come è nata appunto l'idea di mettere su questa importante associazione in un comune che tra l'altro presenta tantissimi giovani volti alla lettura. Sì, il comune di Policoro aveva ha una bella biblioteca, devo dire, con tanti lettori accaniti, i quali qualche anno fa, vi parlo del 2007, hanno deciso di incontrarsi, di avere una loro associazione. Ci siamo informati, in Italia erano nati da poco i presidi del libro, erano nati a Bari, era nata questa associazione ad opera dell'editore La Terza. Abbiamo deciso di portare in Basilicata una sede. E in effetti la sede, il presidio del libro di Policoro è l'unica sede del presidio della provincia di Matera. E le finalità dell'associazione appunto quello di promuovere la lettura, ma per tutte le fasce di età, dai piccolissimi ai più grandi. E in effetti il presidio organizza attività sia per bambini, con laboratori di lettura che teniamo in biblioteca o direttamente nelle scuole, e anche per gli adulti. Per esempio per gli adulti abbiamo un'attività che si svolge ogni 15 giorni, è il nostro passaparola, nella biblioteca o in altri luoghi. Bene, dottoressa, tutto questo lavoro di intensa lettura premia, tant'è vero che nel 2009 il comune di Policoro riceve appunto un'onorificenza. Quale? Il comune di Policoro ha ricevuto il premio Città del Libro 2009 grazie all'attività del passaparola che il presidio appunto tiene ogni 15 giorni, come vi dicevo prima. L'abbiamo ricevuto a Catanzaro insieme ad altri comuni d'Italia come Torino, Scandicci, ecco, e siamo stati veramente molto fieri e il comune si può fregiare di questo titolo di Città del Libro. Allora, per chi avesse intenzione di associarsi, dottoressa, e creare insomma un nuovo presidio del libro nelle proprie città, che cosa deve fare? Allora, innanzitutto rivolgersi alla sede nazionale, che vi dicevo è a Bari, per avere uno statuto, un regolamento e quindi cominciare le attività. E a noi farebbe molto piacere che si creasse qualche altro presidio, soprattutto qui nella provincia di Matera, perché gli scambi sono veramente sempre auspicabili. Bene, questa intervista risulta essere molto importante per chi ci ascolta da casa, perché la lettura crea libertà.